Allora, con Giovanni Castelli abbiamo il sindaco che quasi quasi si vuole rimettere a giocare. Signor sindaco, è un vero piacere comunque, a parte gli scherzi, oggi giornata del 1° maggio, essere al campo e vedere questi ragazzi che calpestano il nuovo stadio. È una grande gioia, un grande segno di speranza, di riavvio, speriamo vada tutto bene per tutti. Niente, siamo qua, abbiamo consentito il calpestio perché ancora non è inaugurato il campo a questa società Empedoclina, che è anche un'eccellenza, questo campo con il Pescara Calcio. È davvero una bellissima giornata, un bel 1° maggio per questa città. Ci sono lì i genitori che osservano da lontano perché purtroppo ancora dobbiamo sistemare le tribune, c'è qualcosa ancora da fare. Però siamo molto fiduciosi e stiamo mettendo in atto ciò che serve per poter fare il lavoro sulle tribune, sul muro e dare questo gioiello alla città, perché è della città tutta, non è certo del sindaco. Io ho voluto coinvolgere tutte le associazioni sportive, hanno fatto loro un calendario, o chi ha questa voglia di poter giocare a calcio, naturalmente nei limiti consentiti dalla normativa anti-Covid, perché non si potranno fare vere e proprie partite, ma allenamenti individuali, distanziati, eccetera, nell'ambito delle norme. Quindi, però ci proviamo a ripartire fiduciosi nel futuro, perché di questo abbiamo bisogno, soprattutto oggi, che è la giornata del 1° maggio, ed è una giornata problematica rispetto a tante altre, ma dobbiamo guardare avanti con speranza. Ora passiamo un po' a Giovanni. Giovanni, avete avuto l'onore e il piacere con la Trinacria di inaugurare questa struttura, inaugurare tra virgolette, perché ben sappiamo che è un periodo di calpestio, il sindaco è stata chiara, tutte le associazioni debbono essere coinvolte, intanto la tua ha iniziato questo primo passo anche per fare ripartire un pochettino il calcio. Sì, abbiamo organizzato questo Open Day in collaborazione con il Pescara Calcio e con il Comune di Porto Empedocle proprio per questo motivo, per dare un punto di partenza a, diciamo, di nuovo all'attività sportiva. Ovviamente questo Open Day andiamo a rispettare tutto il protocollo federale per le normative Covid con allenamenti individuali. Ci tengo anche a precisare che tutti i bambini che stanno partecipando al camp prima dell'inizio hanno presentato il dovuto tampone. Bella giornata, comunque non possiamo dimenticare una grande figura del calcio empedoclino, Benito Filippazzo, che ci ha lasciato ieri. Sì, volevo dedicare appunto a lui un pensiero, ha militato anche nella Serie A, perché il calcio empedoclino ha una grande tradizione, soprattutto la famiglia Filippazzo. Io penso che certe cose si abbiano nel DNA e infatti ci sarà una sorpresa a breve. Lo vogliamo dedicare a lui, che anche lui ha dato l'esempio, ha trainato verso il sano sport, verso il gioco del calcio, tante generazioni di empedoclini. Noi sappiamo che il nostro è un ambiente duro, difficile, in Sicilia c'è poco lavoro, eccetera, ma il calcio, lo sport danno vita, danno senso alle cose e alla legalità, al rispetto delle regole. E quindi un grazie a Benito e a tutto quello che ha fatto nella sua vita, e rimarrà impresso sempre nei nostri cuori. E facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.